qui a Pesaro è iniziata la 41esima convocazione nazionale delle comunità, dei gruppi di rinnovamento nello spirito. Saranno giorni intensi fino al 1° di maggio. L'evento è iniziato alle 15.30 con l'accoglienza dei fratelli giunti da tutta Italia. A portare i saluti il presidente di rinnovamento nello spirito Salvatore Martinez, qui seguito anche il saluto e l'intervento di Luca Bartolucci a nome del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ci sarà soltanto nella giornata di domenica, così come domenica ci sarà anche l'intervento del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Poi è stato alla volta dell'intervento dell'arcivescovo di Pesaro Piero Coccia. Avere nella diocesi e in città questa esperienza credo che sia una buona iniezione di speranza per tutti. È una realtà, quella del rinnovamento nello spirito, di larga diffusione, ma soprattutto di autentica esperienza di fede. Anche nella nostra arcidiocesi abbiamo dei gruppi ispirati al rinnovamento che tanto fanno e tanto vivono l'esperienza della fede. Io credo che avere qui con noi questo evento ci sarà certamente di aiuto anche come chiesa locale, per appunto crescere nella fede e anche per avere un'esperienza di una chiesa missionaria, una chiesa aperta, una chiesa che accoglie, una chiesa che ha molto da dire anche all'uomo di oggi e soprattutto alle problematicità dell'uomo di oggi. Una chiesa che ha una missione molto difficile, unire un paese spesso diviso. In realtà noi viviamo un momento storico nella realtà italiana di grande difficoltà, però l'esperienza della fede vissuta in termini pieni e convinti ci consente anche di ritrovare nel mistero di Cristo il punto di unità. Quando noi parliamo di comunione non possiamo mai dimenticare che la vera comunione prima di tutto è teologale, poi certo è anche ecclesiale, poi lo è anche a livello sociale. E allora dove c'è l'esperienza della fede c'è anche la possibilità di ricucire e di riunificare tanti spezzoni anche sociali, politici, economici nei quali oggi l'Italia si dibatte. Affidamento a Maria, alla relazione introduttiva sulla parabola del buon samaritano, che è il tema di questa convocazione, è Gesù il buon samaritano, la relazione del vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi, e poi in chiusura la concelebrazione eucaristica che ha chiuso questa prima giornata con il Cardinal Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Domani, domenica 29 aprile, si inizierà alle 9.30 con la sessione mattutina, la preghiera comunitaria carismatica, poi alcune relazioni con padre Giulio Michelini, biblista, preside dell'Istituto Teologico di Assisi, e poi sul tema Cristo vi ha liberati per la libertà con il Rovete Ardente di Liberazione, ancora Don Fulvio Di Fulvio, Don Michele Leone, e poi la sessione pomeridiana che inizierà alle 15 con altri interventi, la messa poi alle 18 circa. Ci sono anche nomi che riguardano il mondo del giornalismo televisivo, come Paola Rivetta, giornalista e conduttrice del TG5, che farà da moderatrice nell'incontro del pomeriggio al tema Ti rinnoverà con il suo amore, dove parteciperanno anche Mario Landi, coordinatore nazionale del rinnovamento dello spirito, e poi Alessandro Greco, ancora conduttore televisivo della RAI, il Servizio Nazionale della Musica e del Canto del Rinnovamento nello Spirito. Insomma, una giornata, quella di domenica, che si annuncia ancora molto intensa. Dicevamo, lavori che proseguiranno fino al 1° di maggio. Intanto il Palasport è gremitissimo, sono praticamente arrivati tutti da ogni parte d'Italia.